tutta una pressione presso le nostre amministrazioni. Ricordo sempre interventi leggermente legati 10 minuti, perché poi dopo il signore della Croce Rossa sicuramente sforerà alla fine, perché ha un argomento molto più lungo da dire. Bene, invito ora il signor Livio Zoli come rappresentante del coordinamento italiano motociclisti. Vi ringrazio, purtroppo non sono io il solito relatore, quindi mi è capitata questa patata bollente, quindi abbiate pazienza che non sono un grande bravo a parlare come un amico Trentini. Sono rappresentante, sono rappresentante qua del CIM, il coordinamento italiano motocicliste. È nato, è stato ufficializzato con in memoria Spadino al 1° di aprile su a Courmayeur, nato dalle chiamiamo così ceneri del CM, Coordinamento Motociclisti, per un'associazione che è nata 20 anni fa per difendere i diritti del motociclista. Dopo 20 anni si necessitava un rinnovo generale e quindi abbiamo preferito fermare il coordinamento e lasciare il coordinamento dei motociclisti. Questa associazione è un'associazione di livello nazionale dove si prefigge di essere la collante con tutte le altre associazioni. Roba che chi ha conosciuto il CM negli ultimi anni non lo faceva più, anzi era un po' disposto, mentre invece noi vorremmo nascere con l'unità di chi sta nascendo dopo, ma con l'esperienza di 20 anni precedenti, per far sì che tutte le varie associazioni che collaborano e che lottano per difendere il buon nome del motociclista possano essere unite tramite coordinamento. Per questo si chiama coordinamento. Noi siamo in Italia gli unici rappresentanti della FEMA e il coordinamento 15 anni fa è stato uno dei fondatori. La FEMA cos'è? La FEMA è la Federazione Europea delle Associazioni dei Motociclisti, con sede a Bruxelles, è l'unico organo non governativo accreditato al Parlamento Europeo. Quindi tramite la FEMA il CIM, coordinamento dei motociclisti, è l'unico rappresentante d'Italia direttamente con la comunità europea. E cosa volevo dire? Tra le varie campagne logicamente sosteniamo e condividiamo quello che ha detto il rappresentante del motociclismo, e ci sono tante cose come abbiamo portato avanti anche delle campagne di sensibilizzazione dei ragazzi tramite l'aiuto dei vigili urbani entrando nelle scuole e insegnando i ragazzini sul comportamento della strada, non alla piega all'ultimo grado. Non interessa a nessuno arrivare prima a scuola 30 secondi prima all'amico, l'importante è arrivarci con tutta sicurezza, e noi ci prefiggiamo di portare avanti questo discorso. E le cose da dire sarebbero tante e infinite, però visto che dobbiamo stare stretti non vorrei prolungarmi troppo. Cosa potrei dire? Potrei leggere un attimino questo qua. Praticamente l'obiettivo primario, la tutela dei diritti dell'utente delle due ruote nei confronti di un sistema istituzionale che ha spesso dimostrato scarsa considerazione per la nostra categoria. Le principali azioni svolte negli anni hanno riguardato la tutela della sicurezza mediante il dialogo con l'istituzione, la sensibilizzazione e la formazione delle scuole e in strada. Altre azioni sono state dedicate alla lotta alle discriminazioni economiche che spesso hanno colpito i motociclisti, colpiti da sanzioni e costi assolutamente fuori misura, come i pedaggi autostradali, e da diffamazioni in mezzo stampa che hanno reso spesso in modo irreparabile la reputazione dei motociclisti italiani. Ecco, quindi il coordinamento italiano dei motociclisti vuole portare avanti quello che era nato 20 anni fa dal coordinamento motociclisti, e cercando di rafforzare l'unità tra le varie associazioni. Purtroppo l'Italia è più facile vedere nascere un partito nuovo che uno che non ha mai fatto niente sparire e rafforzare qualcuno di importante. Basta che qualcuno la pensi diversamente, ecco che parte un'altra cosa. Vorremmo invece fare in modo di che tutti collaborassero, perché effettivamente, come dicevano sia l'amministratore che anche il signor Trentini, spesso il 75 o l'80% degli incidenti dei motociclisti sul giornale andava con la sua potente moto,
magari leggi e la fermo al semaforo, un cretino dietro l'ubriaco l'ha investito. Però l'articolo, con la sua potente moto, che era scusa 125, era la fermo, è stato investito, però la stampa spesso denigra e colpevolizza il motociclista su azioni che effettivamente non ha compiuto, non ha assolutamente. E le cose da raccontare sarebbero infinite, sarebbero. Purtroppo il 1° gennaio di quest'anno, 2012, ho avuto un lutto di un amico proprio intimo, un'auto davanti a lui ha sbagliato strada, gli è venuto in mente, ha fatto inversione a 1. A 10 metri, non ha fatto tempo neanche a toccare i freni, ha sbattato contro l'auto e è morto sul colpo. Un'uscita del 1° gennaio, di solito si dice che esce il primo dell'anno, esce tutto l'anno, fra l'altro quest'anno era una bellissima giornata, però l'articolo sul giornale c'era scritto: con la sua potente moto scontro contro un'auto. Ecco, mentre invece l'auto ha fatto un'inversione. Fra l'altro è successo, scoperto settimana scorsa, che questo qua è il secondo motociclista che uccide. Questo qua. Però non è raccontato né sui giornali né sulla parte. Si legge l'articolo, il motociclista con la sua potente moto andava tranquillamente, anzi, poverino, anche un bambino handicappato, stava venendo, è andato a fare un giro, bere un caffè, tornare a casa per aiutare la moglie a pulire il bambino. Adesso la ero già davanti da 4 mesi. Quindi noi come coordinamento italiano motociclismo CIM, che vuol dire anche cittadini in moto, e vorremmo evidenziare questo, perché prima di essere motociclismo bisogna essere cittadini. Quando hai la consapevolezza di essere cittadini e difendere il proprio diritto, allora tutto viene di conseguenza, tutto. La cosa è semplice, l'italiano medio non ha proprio la cultura di base del cittadino, manca l'essere cittadino, manca. Poi c'è il motociclista, poi c'è quello che ha Kawasaki, c'è quello che ha la Yamaha, quello che ha la Davidson con la BMW e diventa un pastrocchio all'italiana. Noi qui al 1° aprile eravamo in collaborazione con i francesi della FFMC, cioè Federazione Française Motard de Colère, che sono i nostri, diciamo, cugini francesi, sempre facenti parte della FEMA, un'associazione di oltre 40.000 iscritti. Quando si muovono veramente delle orde di motociclisti pronti a protestare contro i balzelli. Noi quando ci muoviamo siamo riusciti a fare 3 gatti, un cagnolino, perché uno dei gatti che guidava la moto aveva il cagnolino proprio sul serbatoio. Quindi cosa vuoi protestare? Perché manca proprio quel discorso di essere uniti e cittadini. Quindi ecco perché il nostro acronimo CIM è Cittadini in Moto. Quindi se volete saperne di più, abbiamo aperto il sito, appunto, che è cim-fema.it, dove sta nascendo il nuovo sito, dove vedrete chi vorrà capirne di più e collaborare, ben invitato, ben accetto. Ecco. Basta, non vorrei più parlare più di tanto.